Buongiorno a tutti e bentornati nel canale di Eticasa. Oggi con me c'è un ospite speciale. A me piace dire che le persone molto preparate sono cintura nera di qualcosa. Oggi abbiamo una cintura nera di home staging, Letizia Bonatti, che ci racconta un attimo di lei. Buongiorno a tutti, grazie a Max di questa opportunità. Io mi chiamo Letizia Bonatti, Piacentina Doc, e dal 2006 mi occupo di progettazione degli interni e home staging, ovvero valorizzazione immobiliare, diciamola all'italiana. Giusto. Quindi benissimo, ringrazio Letizia che si è presentata. Come sapete, sul canale di Eticasa proponiamo molti servizi utili appunto alla casa, agli immobili. In questo caso oggi parliamo proprio di valorizzazione. Secondo noi è molto importante dare il giusto valore alle case e l'home staging è uno degli elementi fondamentali per rendere la casa migliore agli occhi di chi la compra. Letizia ora ci spiegherà che cos'è l'home staging, quali sono i vantaggi per chi vende casa, quali sono i vantaggi per chi compra casa e quando è bene utilizzare o no l'home staging. Hai detto molto bene, valorizzazione immobiliare, ovvero preparo le case possibilmente prima che vengano messe in vendita o anche in affitto. In questo modo gli immobili vengono venduti nel minor tempo possibile e al miglior prezzo di mercato, che questo non vuol dire guadagnare il doppio, attenzione, ormai la speculazione immobiliare è passata da qualche decennio, ma vuol dire ottimizzare il massimo guadagno possibile del valore di mercato. Perché? Perché in questo modo la casa viene percepita in modo più bello, più accattivante, più attraente per il mercato immobiliare, senza nascondere quelli che sono i difetti, attenzione, ma valorizzando quelli che sono i pregi. Questo è un punto molto importante che ci tengo sempre a precisare. Fai bene a dirlo perché, come sai, la filosofia di Eticasa è quella di rendere trasparente la comunicazione, spiegare bene gli immobili, quindi non dobbiamo mascherare, ma dobbiamo valorizzare, che esatto. È quello che fa l'home staging. Ma che cos'è davvero l'home staging per chi non lo conosce? Cioè, quali sono le operazioni o che cosa fai tu in una casa che deve essere poi presentata con l'home staging? Allora, come mi piace sempre dire, ogni casa è un caso. Perché che sia un'abitazione vuota, parzialmente arredata, abitata o non abitata, un cantiere da ristrutturare, ci sono tante tipologie di abitazioni. Quindi è giusto che chi si approccia all'acquisto di una casa in primis sia convinto e consapevole di quello che sta andando ad acquistare. L'home staging, il suo potere qual è? Quello di valorizzare quelli che sono, come dicevamo prima, i punti forti delle abitazioni, quindi magari i pavimenti antichi di una certa preziosità, i soffitti alti, la luminosità, i muri in sasso, insomma ogni caratteristica che ha l'abitazione. Perché chi sta andando ad acquistare deve sapere anche a quali costi magari di ristrutturazione, comunque a quali interventi deve affrontare. Il valore aggiunto dell'home staging qual è? Agli occhi di chi entra nell'immobile, nella casa, nell'abitazione, è non avere la percezione del disordine o del vissuto, che in tutte le case c'è ed è normale che sia così. Ovviamente con la complicità e con l'aiuto anche di chi abita la casa, questo è fondamentale. Quindi ad esempio lo stendino aperto, la tavoletta del water alzata, i giocattoli dei bambini, gli animali domestici. Questo perché? Perché non tutti magari siamo degli amanti degli animali, non tutti magari riusciamo a percepire le reali dimensioni della stanza anche se c'è confusione. E quindi è giusto offrire e dare valore aggiunto, da qui parte appunto il discorso della valorizzazione, agli occhi di chi entra in casa tutte le potenzialità dell'abitazione. Io voglio supportare il discorso che sta facendo Letizia perché in effetti abbiamo notato questo nelle persone, è molto difficile immaginare la casa come sarà. Per alcune persone abbiamo visto che è più facile figurarsi, ad esempio, come posizionare un mobile, come posizionare l'arredamento e il letto. Per alcune persone invece è piuttosto complicato e finché non vedono fisicamente la stanza arredata non si rendono conto degli ingombri, degli ambienti e di come godere poi della stanza. Quindi sicuramente l'utilizzo dell'home staging, e in questo caso parliamo di home staging fisico, sì, perché in altri video vi ho spiegato la differenza tra fisico e virtuale, Eticasa fa dei piccoli home staging virtuali, cioè delle modifiche alle fotografie per aiutare le persone a capire come arredare le stanze.
ma poi quando si va fisicamente all'interno dell'immobile, i mobili non ci sono. L'home staging invece che fai tu arreda e modifica fisicamente la casa in maniera tale che il compratore che la visita provi un'esperienza. È così? Provi un'esperienza, si renda conto delle reali dimensioni della stanza, dei volumi, perché comunque il divano, il tavolo, la cucina occupano dei veri volumi, e soprattutto una volta che ci si innamora di un'immagine, quell'immagine viene, c'è fisicamente, non è come dicevi tu, si entra in una stanza vuota, ma quello che io vedo in una fotografia bidimensionale lo vivo anche emotivamente nell'ambiente, nella casa. Questo lo trovo molto vero e rafforza anche il discorso che ha fatto Letizia all'inizio, ovvero il miglior valore immobiliare. Io mi sono un po' documentato, ho guardato qualche studio anche negli altri stati dove lo staging viene fatto, effettivamente c'è una percentuale di incremento della casa valorizzata con lo staging come prezzo finale di vendita. Questo sì, perché viene dato un valore maggiore, perché viene percepita anche in maniera più ordinata, precisa e ambientale. Esatto, e si percepiscono, a proposito di percezione, anche i lavori in meno da dover fare. Questo perché la valorizzazione non è soltanto, come a volte mi viene detto, mettere due cuscini e una candela. Assolutamente no. C'è prima tutto un discorso di progettazione dell'allestimento che viene fatto in base al target di vendita, a dove è posizionata l'abitazione, quali sono le caratteristiche, il terzo piano senza ascensore piuttosto che una villa, ci sono delle caratteristiche che vanno tutte studiate prima, soprattutto rivolto anche ai lavori murali, elettrici, idraulici. Questo perché? Perché quando intervengo per valorizzare un immobile, molto spesso prima mi organizzo anche per l'imbiancatura, le sistemazioni, ad esempio lo sciacquone che perde, cioè sono piccoli dettagli, quindi non è soltanto il sistemare, appunto come dicevamo prima, due cuscini, le candele, ma sono tanti dettagli che le persone oggigiorno sono molto attente e a cui fanno caso, e quindi è giusto intervenire anche su quelli, ed è quello lì il discorso anche di valorizzare. Non è soltanto il rendere più piacevole, ma la percezione dei lavori viene diminuita perché molti lavori vengono fatti prima. Perfetto, intanto grazie mille perché ci hai dato una serie di informazioni super interessanti. Ora veniamo alle altre due domande, cioè i vantaggi per chi vende e i vantaggi per chi compra. Iniziamo da quelli per chi vende. Vantaggi per chi vende: avere un immobile valorizzato, in primis, ma questo cosa comporta? Essere uno degli annunci più cliccati e quindi approcciarsi ad un ventaglio massimo di persone, e oltretutto qualifica anche quello che è il potenziale acquirente, perché comunque alzando il tiro si alza il tiro anche a livello qualitativo di chi si approccia al vostro immobile. Diminuire le tempistiche di vendita, perché comunque approcciandosi a più persone ha una velocità di reazione nel mercato immobiliare molto più veloce, e essere venduto al miglior prezzo di mercato, che come dicevamo prima non vuol dire guadagnare il 50% in più, non è assolutamente questo, ma piuttosto che svendere con un minimo di investimento a livello di valorizzazione si va a recuperare in quello che è appunto la vendita al miglior prezzo di mercato. Questo hai ragione, questo esempio l'abbiamo proprio fatto in un altro video, cioè dando anche una valorizzazione all'immobile che possa varniarne magari del 3-4-5% senza appunto esagerare, come diceva Letizia. Immaginate una casa da 300.000 euro, il 5% sono 15.000 euro. Quindi con qualche lavoretto e i costi giusti dell'home staging sicuramente c'è molto margine anche per avere una vendita superiore a quella che era, quindi sicuramente si guadagna di più. Esatto. Non è necessaria appunto per forza la speculazione, ma sicuramente il margine è maggiore. Quindi per chi vende ci sono un sacco di vantaggi. Un sacco di vantaggi, e poi di volta in volta, cioè non abbiate paura a chiedere informazioni, noi siamo qua a vostra disposizione, quindi chiedete tranquillamente quanto può venire a costare un intervento di valorizzazione immobiliare di home staging per il vostro immobile. Sì, perché gli interventi sono personalizzati, come diciamo, quindi dare un prezzo di listino oggi non ce la sentiamo, perché dipende proprio dalle condizioni dell'immobile, dal tipo di immobile e un po' anche da quella valorizzazione che vuoi. Esatto. Okay? Andiamo a visitare, ci beviamo un caffè insieme, facciamo due chiacchiere e poi valutiamo insieme. Perfetto. Per chi compra invece, quali sono questi grandi vantaggi?
come dicevamo prima, per chi compra, voi dovete pensare che chi varca la soglia della vostra casa è un estraneo e quindi per la prima volta anche lui stesso vede una casa totalmente nuova. Quindi viene percepito, una casa allestita viene percepita agli occhi di chi varca la soglia in un modo totalmente diverso, perché è tutto in ordine, tutto preciso, tutto preparato, profumato anche, perché bisogna lavorare su tutti e cinque i sensi, e questo comporta che rimane più impressa nella mente. Tra tutte le case, perché comunque chi cerca casa ne vede tantissime, è colpito il famoso colpo di fulmine, l'effetto wow, ed è quello lì che poi dobbiamo lavorare su questo. Poi dopo si passa alla parte razionale, cioè quante stanze ha, gli servizi che ci sono nelle zone limitrofi, quindi poi si va pian piano alla parte razionale, ma noi dobbiamo lavorare sulla parte emotiva che è in primis. Inoltre l'home staging per chi compra casa aiuta tantissimo a donare una percezione delle dimensioni delle stanze di tutta la casa. Inoltre dà una maggiore percezione del costo della casa, perché comunque parliamo di tanti soldi, è il maggiore investimento che le persone fanno nella propria vita, quindi non stiamo parlando di due soldini, ma di un investimento importante. Sì, questa importante. È una frase che dico sempre anche in tutti i video, probabilmente la casa è il maggior investimento, è la maggior spesa che le persone fanno nella vita, quindi il valore percepito anche. Sì, e se io presento una casa in disordine, magari un investimento che forse andrò a fare, ma se voi proprietari la preparate, la valorizzate, chi vuole comprarla ha una migliore e una maggior percezione del valore che sta andando a comprare. È verissimo, e in più confermo quello che hai detto prima, che gli annunci con foto di qualità e quindi con case preparate sono i più cliccati, quindi questo lo vediamo anche sui portali. Le case più che hanno delle foto migliori, quindi hanno anche un allestimento migliore, sono quelle che vengono cliccate per prima in maggiore quantità, quindi c'è una maggiore esposizione verso un pubblico più ampio. Devi pensare, Max, e anche voi, è come andare a scegliere l'albergo di quando andiamo in vacanza. Cosa? Dove veniamo colpiti? In prima cosa dall'immagine, dalla fotografia. Poi guardiamo se ha il bagno in camera, quanto è distante dal mare, dal centro, mezza pensione, pensione completa, poi ci sono tutti i servizi. Ma di primo impatto noi veniamo attirati dall'immagine, dalla bella camera. E questo lo stesso vale per l'immobile. Perfetto. Grazie Letizia, ci hai dato delle informazioni importantissime. Adesso c'è l'ultima domanda che per le persone che ci seguono potrebbe essere molto importante, cioè quando è bene utilizzare i servizi di home staging che tu esegui e proponi e quando invece è meglio. Mi piace molto questa domanda. Ti rispondo in questo modo. Tutte le case si prestano ad un servizio di home staging, di valorizzazione immobiliare. Dipende molto da quanto il proprietario vuole investire in base a quanto vuole guadagnare, ovvero mettersi in gioco, quanto il proprietario vuole mettersi in gioco anche a livello di investimento in base a quanta rendita vuole ottenere. Allora penso che in questo caso potremmo aiutarli, perché magari per un venditore non è facile fare questo ragionamento, quindi probabilmente in base a quello che ci sta dicendo Letizia, è un ragionamento da fare con il venditore e capire se questo investimento che lui deve fare, in base al prezzo di mercato che possiamo stabilire per quell'immobile, ne vale la pena. Sì, in realtà è un gioco a tre, cioè home stager, agente immobiliare e venditore, perché il venditore ci dice un valore di investimento, dice ok, voglio investire tot, ci sto dentro. Tu da agente immobiliare dici, se la vendiamo in questo modo potresti ottenere questo guadagno, con invece un investimento di, e quello lì lo valuto io, potremmo arrivare a ottenere un guadagno di tot'altro 1.000 euro. Quindi sicuramente è un gioco a tre a questo punto, ed è corretto sempre che sia così, hai ragione, quindi sempre. Venditore, home stager e agente immobiliare. È un gioco di squadra. Infatti, in questa squadra, nella squadra di Eticasa, Letizia ne fa parte.
Lei ha una sua azienda che gestisce in autonomia, ma abbiamo stipulato questa collaborazione perché pensiamo che questo servizio di home staging proposto ai clienti di Eticasa sia di assoluto valore, oltre che di valore, come abbiamo detto, economico, anche di valore emozionale, perché gli immobili dobbiamo dare un'anima e tu la sai dare molto bene. Quindi vi aspetto. Ringrazio tantissimo Letizia per le informazioni superlative che ci ha dato e spero che siano di gradimento e molto utili per tutti. Voglio darvi un'informazione in più. Letizia farà parte delle dirette, quindi verrà con noi qualche volta a presentarci dei casi di successo. Sapete che è importante nel canale di Eticasa dare informazioni sugli immobili e tenere aggiornato la popolazione su come si muove il mercato e come ci sono servizi importanti. Quindi abbiamo invitato Letizia, che ha accettato, a fare alcune puntate dove ci presenterà con del materiale anche fotografico e video la casa prima e la casa dopo aver realizzato l'home staging. Così potrete capire fisicamente come una casa muta con magari un piccolo investimento e come può essere valorizzata. È importante vedere questo. Oggi abbiamo parlato un po' della teoria, che è il primo elemento fondamentale per capire l'home staging. Poi vedremo alcune dirette, ci farà piacere se partecipate, per poter appunto visionare delle case prima e dopo. Molto volentieri. Cosa dici? Le possiamo fare? Quando vuoi. Va bene. Allora vi ringraziamo e ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao a tutti. Ciao.